Grandi amici del tubo, bentrovati qui su Canale 16 Music, ragazzi, bentrovati in questo nuovo video. Siamo qui oggi per fare altre due chiacchiere assieme, perché c'è stata, come ben sapete, l'altro ieri, dovrebbe essere per voi quando uscirà questo video, la trade deadline. Come ogni anno, fino al fine febbraio, diciamo, quest'anno si finiva al 23 alle 23 per l'ora europea, non si sa se i giocatori verranno scambiati, tagliati, se ci saranno cambiamenti, cose, ma dopo il 23 non si può più fare niente, non si possono più fare scambi. C'erano stati rumors su rumors su rumors su rumors, come ogni anno, su Twitter, Facebook, Instagram, cose, giornali, di tutto c'è stato, ma in realtà è stata una trade deadline abbastanza triste. Diciamo che la mossa enorme è stata quella dei Pelicans, subito dopo lo Stargame, di prendere DeMarcus Cousins, di cui abbiamo già parlato nel video che apparirà magicamente qui e che trovate anche in descrizione, ma immagino che abbiate già visto, che quella ovviamente è la notizia più sensazionale. Siamo però anche qui, ragazzi, come potete vedere, sul sito di Sports Illustrated, giusto per avere una cosa dove leggere, che non mi ricordo tutte le cose a memoria, sono successe un po' di cose. Diciamo che la delusione più cocente è che fa rientrare i Boston Celtics nel rango delle squadre delusione di questa questa deadline, è appunto il fatto che i Boston Celtics non hanno dato via la loro scelta. Quindi sia Jimmy Butler che Paul George rimangono nelle loro squadre, rispettivamente a Chicago e a Indiana. C'erano state voci molto molto insistenti dello scambio con i Bulls, dei Bulls per la scelta e Avery Bradley, che non è andato a termine. Nelle ultime ore, negli ultimi minuti della possibilità di fare trade, si era parlato anche di Paul George, ma praticamente Indiana chiedeva mezza squadra, e anche giustamente, fino a un certo punto. Ovviamente Boston ha detto di no, perché è inutile sfaldare una squadra seconda a est al momento, e quindi è andata in niente anche questa cosa qui. Quindi i Bulls rimangono con Jimmy Butler, però scambiano, come potete leggere qui, Ty Gibson e Doug McBuckets ai Thunder per una scelta, Anthony Morrow e Geoffrey Lauvergne, se non sbaglio, correggetemi. Sì, eccolo qua, Cameron Payne, Geoffrey Lauvergne e Anthony Morrow vanno ai Bulls. Sinceramente la reputo soprattutto una bella mossa per Oklahoma, perché Oklahoma manda via tre giocatori tutto sommato nella rotazione abbastanza inutili, a parte Morrow, e prendono però McDermott e Gibson, che secondo me sono due giocatori che stavano rendendo malissimo, ma per la squadra Bulls, mentre per i Thunder tanta tanta roba. Forse Gibson con Kanter e Adams è un po' sprecato, ma visto che Kanter sarà fuori ancora per un po', ci sta. E soprattutto McDermott, un tiratore, un difensore, comunque un qualcosa che abbia più una stazza da mettere anche al posto magari di Robertson, che con tutto il rispetto potrebbe anche partire dalla panca. Insomma, mi pare una buona mossa, anche una scelta a secondo giro nel 2018. Invece i Bulls, sì, ok, Morrow che è una guardia tiratrice, che è quello che a loro serve, però hanno perso praticamente il loro miglior lungo per tre giocatori sinceramente inutili. Ok, un contratto importante, però non l'ho molto capita. Un'altra mossa interessante, ragazzi, è stata quella dei 76ers, che invece secondo me vincono il premio come squadra più attiva di quest'ultimo giorno di scambi, perché hanno fatto tanti scambi, anche secondo me molto intelligenti. Secondo me questo, per dire, si sapeva che o Noel o Okafor sarebbero andati via, hanno scambiato Nerlens Noel ai Dallas Mavericks, ricevendo Andrew Bogut, che non si sa ancora se verrà tagliato o meno, che comunque in caso di rimanenza ai Philadelphia 76ers può fare un po' da chioccia, diciamo, al buon Embiid, che secondo me ci sta sempre. Un'altra mossa dei Sixers: mandano giustamente Iliashova agli Hawks per splitter, e questo è quello che mi fa pensare. C'è anche una scelta nel mezzo, adesso andiamo a vedere chi l'ha data a chi. Second round picks. Ah, ok, i Sixers hanno dato una scelta ad Atlanta. È una mossa che tutto sommato ci sta, perché Iliashova non mi è mai piaciuto. E anche qui, ripeto, uno tra splitter e Bogut verrà tagliato, probabilmente splitter. I Rockets hanno scambiato, anzi i Lakers più che altro, hanno scambiato Lou Williams ai Rockets, anche un'ottima mossa, che infatti subito ha sparato 27 questa notte. E anche qui i Rockets, secondo me, per quanto Lou Williams sia un giocatore che rischia di spaccare certi spogliatoi, ma nel sistema Rockets è perfetto come mossa, e si è visto da subito.
Inoltre, i Phoenix Suns, potete vedere qui, hanno mandato PJ Tucker ai Raptors per Jared Salinger. Qui c'è stato qualche incomprensione, correggetemi se sbaglio, perché inizialmente si era scritto for money, cioè nel senso, è stato mandato lì per soldi, ma non ho ben capito, cioè, no, sto scambio non saprei come definirlo, cioè un PJ Tucker, bah, ok, per Jared Salinger. Va, ok, ecco, questa è la mia definizione dello scambio. Eccola qua sotto quella che vi dicevo: Hawks trade Mike Scott to the sign for cash. Sì, non ha senso, cioè nel senso non capisco che senso abbia questa cosa. Questo non è uno scambio, cioè li hanno dato via per soldi. Vabbè, penso che sia stato semplicemente uno scambio, non lo so, insomma, vabbè. Fatto sta che Mike Scott è andato ai Suns, dopo aver perso PJ Tucker si sono presi Mike Scott, questa mossa degli Hawks non l'ho capita, anche perché mi pare che Mike Scott non avesse tutto questo contratto, incredibile. Passiamo adesso sul sito della Gazzetta, dovrebbe essere, sì, comunque insomma, di basketinside.com, ecco, in cui c'è una notizia molto molto importante, perché non è una trade, ma i Dallas Mavericks, come vedete dalla foto, dopo aver mandato via Bogut, che era un contratto comunque abbastanza pesante, hanno tagliato, pensate un po', non sono riusciti a tradarlo agli Utah Jazz con il magnifico ritorno del buon Deron Williams, l'hanno tagliato. E quindi nel momento in cui starete vedendo questo video sono le sue ultime ore in cui è indisposto a muoversi, perché ci vogliono 48 ore per diventare free agent, no? Poi quando sei free agent puoi scegliere dove andare in tutte le squadre, altrimenti devi puoi ricevere solo le offerte da quelle che hanno salary cap libero. Quindi fino adesso a quanto pare è rimasto libero sul mercato e ci sono voci insistenti che lo vorrebbero ai Cleveland Cavaliers, e questa sarebbe una mossa fantastica, perché chiaro, Deron Williams, giocatore più sfigato della storia, però cazzo, era un signor giocatore Deron Williams, quindi è tanta roba secondo me, cioè se i Cavs lo prendono è veramente tanta tanta roba. Nel frattempo potete vedere qui anche Marcelino Huertas, che è stato scambiato, verrà tagliato. Marcus Thornton verrà scambiato. E ci sono voci anche che Rajon Rondo potrebbe essere scambiato, e che è un colpo al cuore per tutti gli amanti della posizione dei playmaker, anche se Rondo ormai è l'ombra di se stesso. Ultima trade di cui vogliamo parlare oggi, e che secondo me è sottovalutatissima come trade, ma è stata una gran mossa degli Washington Wizards. Hanno preso, come potete vedere qui dalla foto, il buon Bojan Bogdanovic e anche Chris McCullough, che comunque sui 2-3 giocatori buoni che c'erano a Brooklyn ne hanno preso 1,5, cioè capite, è una buona trade, e hanno dato via praticamente Andrew Nicholson, cioè il nulla, è una prima scelta, e sono sicuro che Brooklyn ha fatto questa trade solo per avere una cazzo di prima scelta, che le hanno cedute tutte da 2 anni fa all'eternità a Boston per prendere i defunti Garnett e Pierce. Madonna, quella trade che lusso che è stato. Insomma, comunque questo Bogdanovic ai Wizards, tanta roba secondo me, veramente una bella mossa di mercato questa, potrebbe integrarsi alla perfezione nella squadra che è terza a est al momento, pensate un po', i Wizards quest'anno molto molto bene. Queste erano le trade, ragazzi, ditemi chi secondo voi ha fatto i migliori affari. Il Gallo è rimasto a Denver, come saprete già. Chi ha fatto i peggiori affari secondo voi? Ditemelo voi. Cavs non si sono mossi, Golden State non si è mossa, San Antonio quando mai si muove. Insomma, niente di clamoroso, però insomma tanti scambi che potrebbero cambiare un po' le sorti delle squadre, sicuramente quello dei Pelicans su tutti. Per concludere, ragazzi, menzioniamo il fatto che insomma i Celtics, come detto prima, non sono riusciti a tradare questa scelta, e quindi un ipotetico Fultz, un ipotetico Ball, un ipotetico Jackson, un ipotetico chi cazzo è, sembrerebbe rimasto destinato a Boston. C'è da pensare però che negli ultimi 4 draft praticamente i Celtics hanno preso solo e unicamente guardie, e escono solo e unicamente guardie il prossimo anno, quindi penso che prima del draft verrà scambiata questa scelta, oppure verranno scambiate tipo Bradley Smart per qualcuno, anche se non so che mercato possono avere quei due. Più facile che diano via la scelta, ne hanno talmente tante, forse quest'anno scelgono 5 volte al draft nei primi 2 giri, per farvi capire. Detto questo, ragazzi, io spero che questo video vi sia piaciuto, spero di avervi informato su magari qualcosa che vi eravate persi. Ditemi nei commenti cosa ne pensate di tutto quello che abbiamo detto nel video. Iscrivetevi al canale, condividete questo video e ci rivediamo domani con un nuovo video della carriera, probabilmente. Bella!